Alessio Scala, il tabellone dice 59 a 41 per Bolzano, ma forse poteva essere molto meno il divario. Sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che 18 punti, soprattutto in casa, non sono pochi. Io credo che nel momento in cui siamo arrivate a 8, loro, essendo una grandissima squadra, sono riuscite chiaramente a trovare due tiri da tre punti per un attimo ritardare le distanze. Sì, concordo pienamente sul fatto che 18 siano tanti. Noi non abbiamo avuto grossissima continuità in attacco, ma al di là di questo abbiamo per l'ennesima volta, credo, dimostrato che siamo una squadra che difende anche parecchio, perché Bolzano ne segna 71 di media e ne ha segnati 59, quindi in ogni caso diciamo che oggi, tra virgolette, il problema, se c'è stato un problema, è che non abbiamo avuto grossissima continuità in attacco. Chiaro che con una difesa come quella di Bolzano non è facile. Certamente hai individuato la situazione di questa partita. Bisogna dire che ci avete messo il cuore, anzi le ragazze hanno messo il cuore, sono state bravissime, non hanno mai mollato neanche quando il divario era grande. Sai, io credo che per il lavoro che facciamo, ok, e che fanno loro, il mollare sia quando sei più 20 che quando sei meno 20 non fa più parte dell'atteggiamento e dell'idea. Perché è un'auto prendersi in giro e a noi non piace. Sicuramente abbiamo dimostrato per lunghi tratti della partita, secondo me, di riuscire a stare dentro contro una squadra a cui io auguro di riuscire a fare il salto di categoria, perché hanno tutti i numeri, il talento e gli strumenti per farlo. Quindi bene, partiamo da qui, sappiamo che la nostra difesa può essere uno dei nostri punti fissi. Dobbiamo, contro delle difese altrettanto, perché io non credo che sia stata una difesa molto migliore della nostra, con una difesa altrettanto buona quanto la nostra, dobbiamo trovare delle soluzioni in attacco che siano forse un po' più quasi di squadra, mi viene da dire, perché tutti i 41 punti che abbiamo fatto li abbiamo fatti giocando di squadra. Quando ci siamo intoppate un attimino e abbiamo cercato prevalentemente l'iniziativa individuale, abbiamo fatto fatica.